Che cos'è l'ANCDA? L'ANCDA è un'associazione che si interessa del recupero dalle tossicodipendenze e affronta anche contemporaneamente altre situazioni di disagio, come soprattutto l'alcolismo e la dipendenza da droghe, ma anche la ludopatia. Ecco, che cos'è la ludopatia? La ludopatia è una malattia che in questi tempi sta avendo uno sviluppo esponenziale in Italia ed è una dipendenza, cioè appartiene al novero delle malattie compulsive, cioè praticamente la persona che gioca diventa dipendente dal gioco, non ne può più fare a meno e sviluppa la crisi di astinenza quando non può giocare. E che cosa fate voi per i ludopatici? Quello che fanno i gruppi di supporto e di terapia per i ludopatici, ma non solo per i ludopatici, ma anche per gli alcolisti e per i tossicodipendenti in genere. E questo si parte da far capire all'ammalato che non è un vizioso, ma è un ammalato, e questo è un passo fondamentale, che non ce la può fare da solo, deve accettare di essere aiutato. Nei gruppi di terapia che noi abbiamo qui a Roma, abbiamo un gruppo di supporto di terapia, e a Fiuggi abbiamo la comunità terapeutica residenziale. Comunque, nelle riunioni di terapia noi mettiamo l'ammalato di fronte a queste consapevolezze, cioè la malattia, e cerchiamo di farlo identificare attraverso i problemi degli altri nella malattia e nei comportamenti che sostengono la malattia, fino al punto di provare disagio e avversione verso la malattia, sviluppando nel tempo una capacità di amore maggiore, cioè di impegno di forze affettive maggiore. Praticamente si tratta di un processo di coscienza e di evoluzione delle capacità umane, della capacità di dare e ricevere amore. Tu sei stato un dipendente? Io sono stato, non a caso, sono stato un dipendente da alcol negli anni 70, e praticamente ho ricostruito la mia vita tramite questo tipo di terapie. Roberto, puoi sciogliere la sigla ANCDA? Sì, ANCDA. L'ANCDA è un'associazione che viene da l'ANCA, cioè l'Associazione Nazionale contro l'Alcolismo. Nel momento in cui abbiamo voluto affrontare a più ampio raggio il problema delle tossicodipendenze e delle malattie compulsive, abbiamo aggiunto questa D, che si intende, per in maniera generica, disagio.